Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, a volte succedono delle cose che vorrei dire che non capisco, ma in realtà capisco benissimo le logiche che ci stanno sotto a queste cose. Però allo stesso mi lasciano un amaro in bocca che è incredibile. È morto un ragazzo, un uomo di 36 anni, in un paese vicino al mio. Una persona molto benvoluta, solare e tante altre qualità, insomma. Al solito la notizia viene data dai giornali locali, online, e subito arrivano una marea di commenti, sempre di più, ho notato sempre di più. Commenti che non sono fatti per esprimere dispiacere, per esprimere dolore, ma solo per portare il caos, ok? Sono quei commenti in cui, li potete ben vedere, in cui non viene detto nulla, magari commenti in cui viene semplicemente messa una siringa, commenti in cui viene detto questi sono i risultati, delle vaccinazioni, oppure commenti un po' più sottili che dicono sono strane tutte queste morti, ok? La cosa incredibile è che chiaramente i primi che scrivono queste cose sono chiaramente account falsi, sono account in disuso, magari rubati, magari è successo anche a un mio amico mesi fa, non controllava l'account Facebook da veramente tanto tempo e gliel'avevano preso per scrivere commenti sotto i gruppi e cose del genere. Questi commenti finti però generano commenti veri dopo. Commenti di persone che rispondono, a volte a tema, a volte concordando, a volte non concordando, comunque commenti assolutamente inutili, ok? Generati solo per creare il caos, solo per scollegati dal dolore, che dovrebbe essere l'unica cosa che genera una notizia, ok? Io non, sta cosa veramente non. Capisco le logiche, ripeto, capisco la logica del giornale, perché io eliminerei questi commenti a priori, perché ho capito la libertà che tutti possono dire quello che vogliono e cose del genere. Tra le altre cose, non discuto neanche che sia vero o no, che sia colpa di un vaccino, che non, ma è ininfluente, è il modo, ok? Una persona non può, sotto una notizia di una morte di un ragazzo, dovrei per forza dire sta cosa che non c'entra nulla, ok? Anche perché obiettivamente, ma cosa ne sapete sul perché è morta questa persona? Che ne sapete se si è vaccinato, se non si è vaccinato, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio. 2 mesi fa, sempre vicino a casa mia, si è ucciso un ragazzo, ok? Quando si uccide una persona, soprattutto se è una persona giovane, di solito c'è un minimo di decenza, non vengono mai messe le cause, si resta molto sul vago. E lo stesso quando è stata annunciata la morte. Pur la gente, se, anche senza sapere nulla di sta persona, subito ecco i leoni dire colpa del vaccino, colpa di questo, colpa di quell'altro. E quando una persona, ok, ha fatto notare questo ragazzo sarà ucciso. Sapete cosa ha risposto uno di questi? Ha risposto: molto probabilmente sarà ucciso anche perché il vaccino, che sicuramente sarà fatto, quel sicuramente mi ha fatto ridere, che sicuramente sarà fatto, aveva influenzato il suo umore. Ripeto, capisco le logiche di un giornale. Un giornale dice: queste notizie qua fanno click. Fanno fare commenti, fanno fare traffico al sito genera guadagni per gli spazi pubblicitari e cose del genere. Quindi un giornale dice portano soldi queste cose. È brutto da dire, ma cioè, è così. Quindi sinceramente non approvo, chiaramente, però capisco la logica. La logica invece di queste persone che commentano alla cazzo di cane è semplicemente di pazzia, ok? Un po' di assolutamente voler dire qualcosa, voler creare scompiglio,
volere essere insultati, volere, non lo so, cioè, persone masochiste, persone così, non ha senso, cioè, io rimpiango i tempi in cui le notizie, quando moriva una persona, c'era solo dolore, non c'era polemica, c'era solo dolore, ok? Adesso invece c'è una polemica su tutte le cose, per tutto, cioè, non è come se non, bisogna essere per forza, al di là di quello che è, di quello che non è, dire la propria, anche se non c'entra niente, anche se in certe occasioni basterebbe il silenzio per essere già più a tema con la notizia, e invece no, si va avanti così. Ripeto, capisco le logiche, capisco che è un mondo sempre più pazzo, ok, sempre più malato, però ogni volta che vedo queste cose, che leggo queste cose, non è neanche che mi stupisco, però capisco sempre di più il motivo per cui siamo sfasati, non so come dire, invece di andare avanti, ci stiamo dividendo, sempre di più, ok? E buonanotte.